si è svolto a Senigallia un vertice tra la Regione Marche, la provincia di Ancona e il Comune dopo la drammatica esondazione del fiume Misa. Obiettivo: condividere un modus operandi per affrontare l'emergenza a partire dal decreto in via di predisposizione presso la Regione. Era opportuno, necessario e una bella vicinanza. Oggi dobbiamo tradurre in schede questo incontro che abbiamo fatto per dare risposte alle nostre famiglie e alle nostre imprese. La priorità intanto per noi dal punto di vista organizzativo in questa fase di emergenza è la rimozione purtroppo di quelle che erano le abitazioni, gli arredi, gli affetti in rifiuto, e quindi va rimosso immediatamente questo dalle nostre strade, la pulizia delle stesse e il ripristino della viabilità e dei sistemi idraulici complessivi. E poi ci sono quelli invece del sostegno alle famiglie e alle imprese, e sulle quali ovviamente ci sono le relazioni come quella di oggi, come quella che abbiamo avuto con i ministri nei giorni scorsi, che devono dare un segno, non semplicemente un passaggio. Siccome confidiamo molto nel governo provinciale, regionale e nazionale, nel decreto di emergenza vogliamo vedere le risorse per rilanciare questo territorio. Ma la cosa che sento di dover sottolineare e che altri hanno fatto prima di me, ma che mi sembra debba essere la premessa di tutte le nostre riflessioni, è l'eccezionalità dell'evento. Qui nessuno ha considerato come questo evento potesse essere nemmeno parzialmente contrastata, data la portata, la velocità e l'immediatezza con la quale si è trasformata un'esondazione, una paventata esondazione normale, come altre volte si è affrontata, in una canalizzazione in tanti affluenti che ha contemporaneamente allarmato le aree che erano state preavvertite e contemporaneamente appunto anche altre aree che normalmente non sono mai state oggetto di tracimazioni. Basti pensare al lungomare di Senigallia. Quindi in questa eccezionalità la provincia, il comune, la protezione civile, la Regione Marche hanno dimostrato una forte caratterizzazione rispetto alle competenze, ma non siamo potuti intervenire fino a che l'alluvione, l'esondazione non è finita, perché sarebbe stato drammatico transitare per le strade, drammatico liberare le scuole, e anche dal punto di vista idrogeomorfologico non sapevamo esattamente dove erano né i punti di rottura né di tracimazione degli argini, e soprattutto dove l'acqua era sormontata ancora di più. Da questo punto di vista noi temiamo che la tensione sociale che si è creata possa essere una tensione che contagia anche altre parti della città, per cui abbiamo chiesto al Presidente Spacca di intervenire subito non solo su fronti tradizionali come quelli di ripresa dell'economia, ma anche quella delle risposte ai più disagiati, più bisognosi, coloro che hanno perso tutto e che nella loro sofferenza probabilmente un po' per dignità, un po' perché è nelle nostre caratteristiche senigalliesi, non chiedono. Alle preoccupazioni del comune di Senigallia e della provincia di Ancona arrivano le rassicurazioni del presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca. Ora è il momento di riportare Senigallia alla normalità, ha detto Spacca. Il cuore dell'operazione Rinascita sta nel decreto dello stato di emergenza, che speriamo sia approvato con le risorse necessarie dal governo nazionale. È questo il terreno su cui dovremo lavorare insieme per dare risposte alle famiglie che hanno perso tutto. Ma con l'estate alle porte, grande attenzione sarà dedicata anche al turismo, la principale risorsa economica della città. Noi stiamo lavorando giorno e notte per rimetterci in una apparente normalità, che poi si deve tradurre anche nella possibilità delle nostre strutture ricettive, anche quelle compromesse, sono 56 gli alberghi, di poter ripartire e di ospitare dentro un quadro che oggi emerge, che ci porterà a promuovere Senigallia nelle condizioni quasi di normalità.